all'insegna della prudenza il bilancio nel vecchio continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Tra i best performers di Milano, in evidenza Juventus, più 4,43%. I più forti ribassi si verificano su Fineco, che continua la seduta con meno 1,17%. Tra le materie prime, lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,41%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciata la produzione industriale della Germania, pari a 0,3%. Distribuito il dato sugli ordini macchinari core del Giappone, pari a meno 7,8%. Domani è in programma il dato sulle vendite al dettaglio dell'Italia? I mercati sono in attesa dei prezzi al consumo della Cina, in previsione mercoledì. Si attende un avvio negativo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 7.821,25 punti.